Non si ferma il sogno del Venezia di Paolo Vanoli. Un'altra vittoria incredibile in questa 35esima giornata, dedicata al nostro amato campionato cadetto, la nostra amata Serie B. Nella giornata del 1º maggio, in questa 35esima giornata di campionato, continuano le grandi emozioni, continua il grande spettacolo con la Serie B. Una 35esima giornata che terminerà tra pochi minuti con il match che potrebbe decretare il primo verdetto del campionato, con la grande chance a 4 anni di distanza di tornare nella massima serie, di tornare in Serie A per il Frosinone di Fabio Grosso, grande chance anche di staccare a più 4 a 3 giornate dal termine del campionato, con lo scontro diretto però ancora da giocare proprio in quel del Benito Stirpe tra il Frosinone, tra la capolista indiscussa, tra la formazione di Fabio Grosso e appunto il Genova di Alberto Gilardino. Ma in questo video andremo a parlare del match che è terminato da pochi istanti in quel del Penso, un'altra vittoria pazzesca, un'altra vittoria incredibile. Non si arresta, non si ferma più il Venezia targato Paolo Vanoli, l'uomo che ha saputo risollevare dalle ceneri la formazione lagunare, da una zona ormai retrocessione che sembrava essere sempre più vicina all'obiettivo play-out, poi all'obiettivo salvezza. E a questo punto, con i play-out distanti 7 punti, Brescia, Cosenza e Cittadella distaccate di 7 lunghezze a 3 giornate dal termine della stagione, quindi con la salvezza ormai alle porte, mancano solamente 2 punti per la salvezza matematica. A questo punto la Venezia continua a sognare e sogna addirittura i playoff, perché ragazzi, in questo momento la formazione lagunare è la squadra del momento, è la squadra più in forma del campionato, con la bellezza di 5 vittorie ottenute nelle ultime 6 giornate. 5 vittorie, una sconfitta che non ti aspetti, che non doveva arrivare in quella del Granillo contro la regina di Pippo Inzaghi, ma anche 3 vittorie consecutive contro Palermo, Ternana e appunto quest'oggi contro il Modena di Attilio Tesserra. Adesso una trasferta non semplice, ci saranno 2 trasferte delicate, la prima sabato pomeriggio in quella del San Vito Marulla contro il Cosenza di William Viali per affermare ancora una volta per il punto esclamativo sulla salvezza il match interno da non sbagliare contro il Perugia di Fabrizio Castori, e una trasferta invitante, incandescente in quella della Tardini contro il Parma di Fabio Pecchia. Arriva quest'oggi un'altra prestazione dalle grandi firme, perché è ancora lui, l'uomo del momento, Joel Poyampalo, a decretare un pomeriggio da incorniciare per la formazione lagunare, addirittura 4 gol, tanto spettacolo e ancora una volta la firma su chi potrebbe essere decretato come miglior attaccante di questa stagione, perché con questo pocherissimo raggiunge quota 17 gol in campionato. Sono numeri pazzeschi, dalle 33 presenze, dai 16 gol lo scorso anno in Turchia con la maglia del Rizespor per l'ex attaccante del Bayer Leverkusen. Siamo passati a 34 presenze e 17 gol, una media davvero incredibile per l'attaccante finlandese, per colui che sta trascinando. E questa volta bisogna assolutamente dirlo, a suon di gol, a suon di prestazioni di giocate, il Venezia in una
posizione davvero invitante. 45 punti nella classifica, agganciato in questo momento il Palermo di Eugenio Corini, a meno 1 da Ascoli, Regina in campo tra pochi minuti e dalla Pisa in piena zona playoff. Quindi i playoff davvero sempre più vicini, una sconfitta invece che fa davvero male per le ambizioni di alta classifica con il Modena, che aveva una grande chance questo pomeriggio. Modena che arrivava da tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro, da un gol subito nelle ultime quattro. Si piglia questo pomeriggio 5 gol che saranno davvero di arresa per quanto riguarda le zone alte della classifica. Grande balzo in avanti invece per il Venezia, che in un colpo solo riesce a scavalcare Ternana, Como e appunto proprio i Canarini in classifica. Sabato pomeriggio, match delicato al Braglia perché arriverà la terza forza del campionato, il Bari di Michele Mignani, con la possibilità ancora una volta di lottare fino all'ultima giornata, visto che c'è ancora lo scontro diretto da disputare al Luigi Ferraris proprio contro il Grifone. Una match che ha visto una Venezia subito in grande spolvero, con il tentativo di Jonsen parato a terra, il riflesso di un attento Gagno e poi la spazzata di Pergreffi in corner sulla cross, sempre di un decisivo Candela. Meglio nel Modena dal decimo fino al 26esimo, con il primo tentativo dagli sviluppi di un corner, il colpo di testa alato da parte di Ioniza e poi due tentativi di imbucata per Diò, che poi però sarà l'eroe in negativo perché l'errore a fine primo tempo dell'ex attaccante di Cittadella, Pordenone e Monza costerà caro per la formazione emiliana. Minuto numero 26, la botta dalla distanza da parte di Carboni, liberato dal tiro, e poi al 28esimo colpo di testa, fa le prove generali con il gol Joel Poyampalo sul servizio sempre di uno scatenato Carboni. Dopo il gol al libero Liberati, Venezia che nelle ultime due giornate, negli ultimi 180 minuti, ha servito la bellezza di 9 gol. Dal poker offerto al libero Liberati contro la Ternana di Cristiano Lucarelli, nella posticipo della domenica dedicata alla 34esima giornata, ai 5 gol al pokerissimo quest'oggi, in questo primo maggio, in questa 35esima giornata. Non si ferma, non si ferma più il Venezia di Paolo Vanoli. Vantaggio lagunare che arriva al minuto numero 33 ed è un gran gesto tecnico da parte di Joel Poyampalo, la giocata a centrocampo di Svoboda per la palla che poi finisce nella tre quarti, il cross perfetto di Candela per la girata, l'anticipo su Silvestri e un pallone che va a baciare il palo e a battere Gagno per il gol del vantaggio. Errore di disimpegno, errore sotto misura di Tesman, retropassaggio shock con Strizzolo che ruba la sfera, pallone offerto a Diò al 38esimo, l'occasione per pareggio immediato, grande risposta, tira però addosso all'ex Brescia Joronen, appunto Davide Diò. Venezia che chiude in avanti, che riparte molto forte con il tentativo di Andersen dalla distanza su calcio piazzato. Il 2-0 invece arriva al minuto numero 55 da una combinazione davvero magistrale, quella tra Zampano, Jonsen, il tocco da parte di Tesman ancora per l'attaccante norvegese, che poi serve una facile tapina a porta sguarnita proprio a Joel Poyampalo. Il tris dopo il miracolo di Gagno sul tentativo acrobatico da parte di Jonsen sul cross, sempre di uno scatenato Candela,
Il miracolo al 62esimo e poi tocco vincente, un passaggio prelibato di Tesman per poi Ampalo, tocco sotto per il gol del 3-0 al minuto numero 74. Lancio di Carboni, il tocco con il braccio, c'è forse una leggera spinta di poi Ampalo su Capitan per Greffi, per il signor Rutella, non c'è la spinta, c'è il tocco con il braccio, calcio di rigore per il Venezia, trasformato per il poker di giornata, ovviamente da un implacabile Joel Poyampalo. Fanno 17 in Serie B, fanno 17 in campionato come Gianluca Lapadula, superati in un colpo solo sia Matteo Brunori sia Walid. Che dire, poi nella finale sul servizio di Ciervo arriva addirittura il primo gol stagionale per l'ex Pescara e Frosinone Francesco Zampano per la firma per l'ex Frosinone con il sinistro a battere Gagno per il 5-0 che chiude il posticipo di questo lunedì del 1º maggio dedicato alla 35esima giornata del campionato cadetto. Non si arresta, non si ferma più la corsa verso il sogno playoff per il Venezia di un incredibile Paolo Vanoli e di uno scatenato Joel Poyampalo. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!